Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo video. All'interno di questo video vi spiegherò proprio passo passo, quindi anche se non sapete assolutamente nulla di come si installa WordPress, vi spiegherò come lo potete fare andando ad installare appunto WordPress sul vostro PC, ovvero in locale. In questo modo riuscirete a provare insomma la piattaforma WordPress in modo completamente gratuito senza andare ad acquistare magari il vostro dominio e il vostro spazio di hosting, perché questo lo potrete fare una volta che avrete ultimato insomma il vostro sito in locale e poi lo potrete trasferire sull'hosting remoto, quindi appunto sullo spazio che andrete ad acquistare. Ad ogni modo, se questa è la prima volta che vedete uno dei miei video, io mi chiamo Roberto Marchesini e sono il fondatore di Assistenza WordPress, ovvero un sito web dove io insieme al mio team aiutiamo aziende e professionisti a crearsi e a gestirsi il proprio sito web utilizzando la piattaforma WordPress. Ora, naturalmente, anche noi di solito consigliamo i nostri clienti di andare prima a provare insomma la piattaforma WordPress in locale per poi magari insomma andare a trasferire il proprio sito web in remoto quando sarà stato ultimato. Comunque sì, anche noi delle volte quando andiamo a realizzare siti per i nostri clienti andiamo a realizzare prima il sito in locale e poi lo andiamo a trasferire sul server del cliente. Ad ogni modo ragazzi, questa cosa vi tornerà di aiuto come vi dicevo, perché così potete andare a provare la piattaforma WordPress in modo completamente gratuito. In questo modo potete capire anche se riuscirete a realizzarvi il vostro sito in completa autonomia oppure se avete bisogno di un vero professionista. Ad ogni modo, adesso all'interno di questo video, che come sempre è un video molto pratico, vi faccio vedere come potete installare WordPress in locale utilizzando Windows. Avevo già registrato un video su questo argomento circa 3 anni fa, se non sbaglio nel 2018. Ad ogni modo ho pensato insomma che sia bene registrare un nuovo video quest'anno, così vi faccio vedere tutta la procedura proprio esattamente passaggio dopo passaggio, così sono sicuro che non sbaglierete insomma ad andare ad installare WordPress sul vostro PC. Ad ogni modo, dopo questa lunghissima introduzione, io direi che adesso è arrivato il momento di passare alla parte pratica, quindi passo sul mio PC che vi faccio vedere tutti i passaggi necessari che dovete seguire per andare ad installare la piattaforma WordPress all'interno del vostro PC. Quindi passiamo alla parte pratica. Ok ragazzi, allora come vedete attualmente naturalmente mi trovo sul mio PC e come potete vedere sto utilizzando Windows. Ad ogni modo, questa guida vi può tornare sicuramente di aiuto anche ovviamente se voi state utilizzando Windows, ma anche se utilizzate Mac oppure Linux, perché il software che andrò ad installare all'interno di questo video è multipiattaforma, quindi è compatibile anche con Mac e con Linux. Ad ogni modo, ora la prima cosa che dovete fare praticamente è quella di andare ad installare un software all'interno del vostro PC che vi consenta di andare ad installare la piattaforma WordPress appunto in locale, quindi sul vostro PC. Ora, per fare questo esistono molti software completamente gratuiti, quindi non vi preoccupate. Ecco, il più famoso si chiama Xamp, ma poi come vi dicevo ne esistono anche altri come ad esempio Mamp e anche Wamp Server. Quindi questi software fanno praticamente lo stesso lavoro, sono completamente gratuiti. In sostanza, cosa fanno questi software? Ecco, vi permettono di avviare un server Apache e anche di andare ad utilizzare i database MySQL. Quindi in sostanza, andando ad installare questo software, potrete appunto avviare un server Apache e potrete utilizzare MySQL per utilizzare i database MySQL che vi serviranno sul vostro sito WordPress. Ad ogni modo, non vi preoccupate se vi sembra complicato, perché se seguirete insomma la procedura che vi faccio vedere all'interno di questo video, sono sicuro che non vi troverete assolutamente in difficoltà per andare ad installare WordPress in locale. Comunque, come vi dicevo, Xamp è il software più utilizzato per andare ad installare WordPress in locale, quindi nel video di oggi andrò ad utilizzare appunto Xamp. Ora attualmente mi trovo su Windows, quindi ovviamente vado qui e vado a scaricarmi Xamp per Windows. Voi ovviamente se state utilizzando Linux cliccate su Linux e se state utilizzando Mac cliccate su questo pulsante. Ora vado a scaricarmi il software e mentre si sta scaricando il software vado anche sul sito di wordpress.org e qui possiamo andare a scaricarci la piattaforma WordPress in modo completamente gratuito. Mi raccomando di andare su wordpress.org e non su WordPress.org.
WordPress.com, che sono due siti completamente diversi. Quindi WordPress.org, ad ogni modo vi lascio sempre il link qui sotto in descrizione, semplicemente andate su scarica WordPress e poi ancora scorrete la pagina e andate sempre a cliccare su scarica WordPress. E come vedete adesso tutta la piattaforma WordPress, quindi la piattaforma completa, si sta scaricando sul nostro PC. Ora è arrivato il momento di andare ad installare XAMPP sul nostro computer, quindi vado ad avviare il software XAMPP. Ora Windows mi chiederà sicuramente la conferma, quindi eccola qua, vado a dare sì sulla conferma e adesso partirà praticamente la procedura guidata. Mi raccomando di seguire bene questa procedura guidata perché dovete andare, diciamo, a mettere le spunte come vi faccio vedere io adesso a video. Qui potete tranquillamente dare ok. E qui adesso parte la procedura guidata, quindi andiamo a cliccare su Next e adesso mettete le spunte così come vedete a schermo, perché questi servizi, diciamo, sono aggiuntivi e non vi servono per andare ad installare WordPress sul vostro PC. Quindi queste sono le spunte, diciamo, fondamentali per andare ad installare WordPress in locale. Una volta che avete messo le spunte così come vedete a schermo, cliccate sempre su Next. Qui mi raccomando di lasciare la cartella così com'è di default. In sostanza verrà creata la cartella, come vedete, XAMPP, proprio sulla cartella principale del vostro disco, ovvero dove avete installato Windows in questo caso, oppure insomma il vostro sistema operativo. Quindi nel mio caso ho installato Windows sul disco C e sul disco C appunto verrà creata la cartella XAMPP. Vi consiglio di tenere insomma la cartella così com'è di default. Clicchiamo sempre su Next. Qui potete scegliere la lingua, sfortunatamente insomma non c'è la lingua italiana, ad ogni modo per me va benissimo l'inglese e quindi vado sempre a cliccare su Next. Qui vado a togliere la spunta perché non mi interessa insomma sapere di più su Bitnami e comunque non vi interessa neanche a voi perché questo video è proprio pratico, dove vi spiego come installare WordPress sul vostro PC passo dopo passo. Quindi vado a cliccare sempre su Next e ancora su Next. E adesso finalmente XAMPP si sta installando all'interno del nostro PC. Non ci resta altro che aspettare insomma che finisca questa procedura. Anzi, al posto di aspettare, semplicemente adesso andate ad aprire la cartella della piattaforma WordPress perché è stata, diciamo, compressa nel formato zip. Ecco qua che al suo interno trovate una cartella che si chiama WordPress. E adesso andate praticamente ad estrarre la cartella WordPress magari sul vostro desktop oppure sulla cartella dei downloads. Quindi vado a prendere WordPress e me lo vado ad estrarre sulla cartella downloads. Come vedete adesso insomma ci metterà un pochino per andare ad estrarre tutti i file. Ad ogni modo mi raccomando che dovete scompattare l'archivio .zip, questa cosa è molto importante. Perfetto ragazzi, adesso come vedete l'installazione di XAMPP ha terminato praticamente e ci chiede se vogliamo avviare il pannello di controllo di XAMPP. Lasciate la spunta così com'è e andate semplicemente a cliccare su Finish. E adesso praticamente qui in basso, come potete vedere, XAMPP è in esecuzione. Mi raccomando, adesso questa cosa è molto molto importante. Una volta che andate ad avviare XAMPP, quindi ogni qualsiasi volta che vorrete andare a modificare il vostro sito in locale, dovete ovviamente sempre aprire XAMPP e andare a cliccare su Start, praticamente sui moduli Apache e sul modulo MySQL, altrimenti se non li avviate naturalmente non potrete utilizzare WordPress all'interno del vostro PC. Quindi semplicemente cliccate qui su Start. Come vedete adesso qui il background, diciamo, è venuto verde, quindi lo sfondo sotto al testo Apache, e se vado a cliccare Start su MySQL praticamente è la stessa cosa. Se Windows, come vedete, vi chiede di andare ad abilitare il modulo MySQL o Apache all'interno del vostro PC, semplicemente dategli la conferma, o meglio abilitate insomma di andare ad aggiungere questa voce all'interno del vostro firewall. Quindi adesso che tutti questi due moduli sono verdi, significa che siamo a posto. Ora per andare a verificare potete semplicemente andare a cliccare magari qui su Apache e andate a cliccare su Admin e praticamente adesso come vedete siamo su localhost, quindi significa che siamo sul nostro PC e adesso siamo all'interno della dashboard e questo qui sarebbe appunto un file in HTML che stiamo visualizzando all'interno del nostro PC. Questo sta a significare che il modulo Apache funziona correttamente. Per vedere se il modulo
MySQL funziona sempre bene, fate la stessa cosa. Quindi andate sempre a cliccare su Admin qui sul modulo MySQL, vi si aprirà sempre una nuova scheda sul browser e come vedete adesso ci troviamo all'interno di phpMyAdmin, che se non lo sapete in sostanza da qui potete andare a creare e a gestire i vostri database MySQL, che come vi dicevo vi servono per andare ad installare WordPress in locale e quindi sul vostro PC. Quindi adesso in sostanza XAMPP è stato avviato correttamente. Ora la prossima cosa che dovete fare è praticamente andare a trovare la cartella di WordPress che avete scompattata, quindi fate tasto destro con il mouse e andate praticamente a tagliare diciamo questa cartella, perché adesso dovete andare su mio PC dove è stato installato Windows e dovete andare all'interno della cartella XAMPP. Quindi la vado ad aprire e adesso dovete trovare la cartella che si chiama htdocs, è quella qui, e praticamente andate ad incollare la cartella WordPress che abbiamo appena tagliato. Quindi la vado ad incollare all'interno di questa cartella, quindi mi raccomando la cartella htdocs è assolutamente fondamentale, altrimenti non riuscirete insomma ad installare WordPress sul vostro PC. E ora che la cartella WordPress è stata spostata sulla cartella htdocs, potete tornare sul vostro browser e andate a digitare praticamente localhost, come vedete qui a schermo, / WordPress. Quindi qui vado a scrivere semplicemente WordPress, premo invio da tastiera e adesso come vedrete praticamente potremo andare ad installare WordPress in locale. Eccoci qua che praticamente come vedete non ho messo assolutamente in pausa il video, ci viene dato il benvenuto da WordPress come potete vedere e adesso dobbiamo andare a definire un database da andare a collegare all'installazione di WordPress, perché se non lo sapete insomma WordPress non funziona senza il database MySQL. Quindi praticamente potete andare a cliccare su iniziamo e qui dovete andare ad inserire il nome del database, il nome utente e la password che è collegata al database MySQL e così via. Ora per fare questo semplicemente tornate qui su phpMyAdmin, se non avete aperto questa scheda ancora potete andare qui sul modulo MySQL e andare a cliccare sul pulsante admin e come vedete si apre phpMyAdmin. Questa cosa è molto importante. Ora quello che volete fare è andare a creare un nuovo database all'interno appunto di phpMyAdmin. Per fare questo non vi preoccupate che vi basta andare a cliccare qui su nuovo e qui semplicemente andate a dare il nome del vostro database, ad esempio io chiamo semplicemente WordPress in questo modo e vado semplicemente a cliccare su crea e adesso come potete vedere il database è stato creato perché lo troviamo qui sulla sinistra. Adesso praticamente dobbiamo andare anche a creare un nuovo utente da andare a collegare al database MySQL. Non vi preoccupate che è sempre semplice, vi basta andare a selezionare il database WordPress, poi andate su privilegi e andate a cliccare su aggiungi account utente. Ora come nome utente andate ad inserire il vostro nome utente, io lo chiamo semplicemente VP perché questo insomma è un video di prova, ma voi andate insomma ad inserire diciamo un utente più serio. Per quanto riguarda il nome dell'host andate a selezionare il locale, mi raccomando che è importante, e come password andate ad inserire una vostra password. Adesso io vado ad inserire una password debole e spero insomma che phpMyAdmin mi accetterà la password. Ovviamente voi andate a scegliere insomma una password molto più complessa, questa cosa ovviamente è importante. Ok, una volta fatto questo andate a mettere le spunte così come sono, quindi su dati, struttura e amministrazione, e andate a cliccare sul pulsante esegui, quindi qui in basso a destra, ed ecco qua che adesso l'utente è stato aggiunto. Ora se andate praticamente sul database WordPress e andiamo su privilegi sempre, come potete vedere adesso troviamo praticamente il nome utente VP che mi sono appena andato a creare e abbiamo tutti i privilegi di amministrazione. Ora questi dati praticamente li dobbiamo andare ad inserire per andare ad installare WordPress sul nostro PC, quindi il nome del database nel mio caso si chiama WordPress, giusto? Quindi eccolo qua il nome del database. Qui come nome utente io me lo sono andato a chiamare VP, ovviamente voi andate ad inserire il vostro nome utente, vado ad inserire la mia password super complessa come vedete, voi ovviamente andate ad inserire la vostra password, host del database lasciate pure localhost e andiamo a cliccare sul pulsante invia. Ed ecco qua ragazzi che se tutto è andato correttamente e quindi avete inserito i dati corretti che avete utilizzato per creare il vostro database e il vostro utente da collegare
collegare al database MySQL, vi uscirà questa schermata. Questo sta a significare che adesso WordPress si è collegato correttamente sul vostro database MySQL. Quindi a questo punto non vi resta che andare a cliccare su avvia l'installazione e WordPress davvero in pochissimi istanti si andrà ad installare sul vostro PC. Ora vi chiederà insomma il titolo del vostro sito, io scrivo semplicemente nuova installazione. Come nome utente mi raccomando molto importante perché questo nome utente e la password lo dovrete utilizzare per accedere proprio al backend del vostro sito. Quindi nome utente io adesso lo vado a chiamare sempre WP, ma mi raccomando voi andate a scegliere un nome utente diciamo difficile da indovinare e anche una password molto complessa. Questa cosa è molto importante. Per quanto riguarda la vostra email, anche qui adesso io vado ad inserire insomma un'email fittizia. Comunque voi andate ad inserire una vostra email da utilizzare dove riceverete le notifiche da parte del vostro sito, quindi ovviamente da parte di WordPress. Quindi come detto adesso vado ad inserire un'email fittizia e qui possiamo andare a cliccare su installa WordPress. E adesso praticamente WordPress si andrà ad installare in locale. Come avete visto ci ha messo meno di 5 secondi e adesso se andiamo a cliccare su login, ecco qua che verremo reindirizzati sul login di WordPress, andiamo ad inserire il nostro nome utente e la password, andiamo a cliccare sul pulsante login e praticamente eccoci qua ragazzi che siamo dentro alla bacheca del nostro sito web. Adesso se vado qui sul nome del mio sito e vado a visitare il sito magari in una nuova scheda, ecco qua che come vedete ci troviamo sempre su localhost, quindi sul nostro PC, e questo praticamente sarebbe WordPress. Certo, adesso questa pagina non è che sia proprio il massimo dal punto di vista della grafica, ma questo diciamo che è il tema di default della piattaforma WordPress, che ovviamente adesso ve lo potete andare a modificare a proprio piacimento, oppure come di solito si fa sempre se si vuole andare a realizzare un sito web professionale si va ad utilizzare un tema professionale. Quindi se avete acquistato il vostro tema o comunque se volete fare delle prove, ad esempio per fare delle prove andate qui su aspetto temi e se andate qui su aggiungi nuovo andate su popolari e qui come potete vedere trovate quasi 4000 temi gratuiti che potete provare all'interno del vostro sito. Se mi seguite da un po' di tempo saprete che noi consigliamo molto spesso il tema Astra, infatti lo trovate qui subito sulla prima riga insomma tra i temi popolari. Ad esempio se volete provare Astra direttamente in locale sul vostro PC semplicemente andate a cliccare su installa e adesso Astra si installerà in automatico insomma all'interno della vostra installazione di WordPress e una volta che Astra si sarà installato all'interno di WordPress naturalmente lo dovete andare ad attivare sempre all'interno del vostro PC. Per fare questo adesso una volta che avrà finito di installarsi qui uscirà praticamente il pulsante per andare ad attivare il tema, eccolo qua, quindi andate a cliccare sul pulsante attiva e adesso il tema verrà applicato all'interno del nostro sito. Eccoci qua che adesso ci viene dato il benvenuto da Astra e se torno sul mio sito web e vado semplicemente a ricaricare la pagina, eccoci qua che come vedete adesso la grafica è cambiata. Ancora questa è la grafica di default che ve la dovete andare a personalizzare diciamo a piacimento per il vostro sito web. Per fare questo vi basta andare qui su personalizza e qui troverete tutte le impostazioni per quanto riguarda la testata del vostro sito oppure insomma anche per tutte le altre sezioni del vostro sito web. Infatti come vedete qui ho la possibilità di andare a caricarmi un logo oppure posso insomma andare a cambiare il titolo del mio sito e così via. Insomma qui potete andare a modificarvi a proprio piacimento il vostro sito web. Comunque ragazzi mi raccomando che adesso praticamente vi faccio vedere perché è una problematica molto comune, molte persone che mi scrivono che non riescono più ad accedere al proprio sito web in locale una volta che hanno installato WordPress. Come vi dicevo adesso se vado a stoppare questi due servizi e vado praticamente a chiudere XAMPP, se vado a ricaricare questa pagina vedrete che non potremo più accedere al nostro sito web. Ecco qua che come potete vedere Apache praticamente non sta diciamo funzionando all'interno del nostro computer, quindi dovete nuovamente andare ad avviare XAMPP, quindi vado ora ad avviare XAMPP di nuovo e ogni volta dovete andare ad attivare il modulo Apache e MySQL, quindi start finché non diventano verdi, vado a ricaricare
caricare la pagina e adesso sì, come vedete, possiamo nuovamente accedere al nostro sito web. L'ultima cosa per quanto riguarda, diciamo, le problematiche comuni è che, come vedete, praticamente il server Apache sta funzionando sulla porta 80 e 443. Mi raccomando che se avete ad esempio avviato Skype sul vostro PC, ecco, anche Skype utilizza la porta 80 per comunicare, insomma, con la rete. Quindi se avete avviato Skype e state provando ad avviare questo modulo ma vi dà, diciamo, errore, ecco, provate a chiudere semplicemente Skype e a riavviare il modulo Apache e vedrete, insomma, che non avrete problemi. Se invece state riscontrando ancora problematiche per quanto riguarda l'attivazione di questi due moduli, semplicemente vi basta andare qui su config e, come potete vedere, vi apparirà, diciamo, questo pulsante e da qui potete andare a settare delle porte, diciamo, personalizzate per quanto riguarda il modulo, appunto, Apache, quindi sia per quanto riguarda la porta principale e anche per quanto riguarda la porta SSL. La stessa cosa la potete fare anche per MySQL, ma di solito non avrete, insomma, problemi per quanto riguarda MySQL. Ancora, se avete problemi con il modulo Apache, vi basta andare a cambiare la porta e al posto di 8080 magari andate a scrivere un numero a caso, non ha importanza, perché comunque la porta quasi sicuramente sarà aperta all'interno del vostro router. Quindi, ovviamente, se non riscontrate alcun problema, non andate, insomma, a cambiare la porta all'interno di XAMPP. Quindi, ragazzi, come avete visto, installare XAMPP è stato molto semplice e adesso possiamo andare a personalizzarci il nostro sito web davvero al massimo. Una volta che il sito sarà pronto, lo potrete trasferire, quindi potrete andare ad acquistare il vostro dominio e spazio di hosting e, appunto, lo potrete trasferire all'interno del vostro dominio. Ok, ragazzi, siamo arrivati alla fine del video. Ovviamente, se vi sono stato di aiuto, per cortesia lasciatemi quantomeno un bel mi piace sotto a questo video, così mi aiutate con l'algoritmo di YouTube o l'algoritmo di Facebook. E se non lo avete ancora fatto, potete anche iscrivervi al nostro canale YouTube oppure sempre mettere un bel mi piace sulla nostra pagina Facebook. In questo modo riceverete delle notifiche ogni qualvolta verranno rilasciati nuovi video su questi argomenti, che sono sicuro vi potranno tornare di enorme aiuto per i vostri progetti online. Comunque sia, all'interno di questo video vi ho spiegato come potete andare ad installare WordPress in locale. Spero naturalmente che, se avrete seguito tutti i passaggi che vi ho fatto vedere, dovreste essere riusciti anche voi ad installare WordPress in locale senza grandi problemi. Se avete riscontrato delle difficoltà, comunque, potete tranquillamente lasciarmi magari un vostro commento sotto a questo video. Sappiate che io leggo sempre tutti i commenti e cercherò di rispondere al numero più alto, insomma, di commenti possibili. Ovviamente sempre tempo permettendo, ragazzi, perché riceviamo, insomma, molti commenti all'interno dei nostri video. Comunque, ancora, io spero vivamente che vi sono stato di aiuto con questo video e non mi resta altro che salutarvi e noi naturalmente ci vediamo all'interno del prossimo video tutorial. Ciao, al prossimo video.